un 3-0 che forse non dice tutta la superiorità del Catanzaro e quindi la crisi del Milan. La squadra di Oricio, che sperava in questa trasferta calabrese di risolvere i suoi problemi, non ha neanche il tempo di assestarsi, che è già sotto di una rete. Secondo minuto, Mauro inizia il suo show, passaggio a Sabato, subito a Vivi ed è gol. Il Milan si butta avanti a mucchi disordinati, rimediando soltanto una serie di fuorigioco. E dal 9° minuto il Catanzaro raddoppia. E ancora Mauro, crocevia del gioco calabrese, che passa a Borghi in gran vena quest'ultimo, evitati con Lovati e Venture e Piotti, e poi è la seconda rete. Il Milan sembra non crederci. Radice smonta e rimonta le marcature, ma il diavolo rossonero è senza idee, ha soltanto volontà, che non bastano contro il Catanzaro di oggi. La squadra di Radice arranca, controllatissima dal Catanzaro, che svolge a sua volta i suoi schemi con semplicità, ma con tanta incisione. Al 29° arriva un gol milanese, ma c'era la mano di Antonelli. Finalmente il Milan imbastisce un'azione pericolosa e la testa di Jordan, messo ai ferri però quasi sempre da Sabadini, che impegna Zaninelli. Ancora il Milan, una punizione di Antonelli, ma Zaninelli mette in angolo. Ma sarà il Catanzaro a sfiorare la terza rete quasi sul finale. Ecco una grossa parata di Piotti su Sabato, un altro protagonista di questo incontro. Che succederà nella ripresa, ci si interroga in tribuna? Un Milan che riuscirà a salvare la faccia o a sprofondare ancora nella sua crisi? Varrà questa seconda ipotesi. Al 1° minuto Ranieri, ricevendo da Bibi, impegna di brutto Piotti. Al 4° ancora Mauro, mentre il pubblico grida Berzot, Berzot con chiare allusioni, si esibisce in una sua tipicazione. Si arriva al 17°, il Milan a testa bassa tenta di risalire una china molto scivolosa per lui. Ecco Novellino ad Antonelli, il suo tiro è fuori. Catanzaro macina gioco e arriva il primo gol in Serie A di Mauro. 30°, progressione, Tassotti prova in tutti i modi a fermarlo, ma il ragazzo calabrese è imprendibile, un gol di gran classe. Il Milan è completamente alla mercé del Catanzaro, inutili gli sforzi di Novellino e i tentativi di affondo di Maldera, la squadra non c'è proprio. Anzi, al 35°, ecco a cercare il quarto gol Boscolo che passa a Borghi, fuori di testa per un soffio. Radice degli spogliatoi, non accamperà scuse, per una sconfitta del genere dice non ci sono commenti. Mentre dall'altra parte Bruno Pace sembra non scaldarsi troppo. Il Milan che veniva da una crisi profonda e si è trovato con due gol sul groppone dopo 6 o 7 minuti, roba del genere, quindi è chiaro che la situazione si è fatta del tutto favorevole a noi. Noi abbiamo avuto il merito di controllare il gioco senza chiuderci in difesa, secondo le nostre caratteristiche, questo sì.